andiamo da nostra figlia. Benvenuta nella famiglia. Sei splendida, bella. C'è qualcuno che vuole conoscerti. Rose. Sei bellissima. Che cos'è stato? Ti ha mostrato il primo ricordo che ha di te? Ma come ha fatto? Come sento io i pensieri? Come fa Alice a vedere il futuro? Lei ha un dono. Sono passati solo 2 giorni. Cresce a un ritmo senza precedenti. D'accordo. Per oggi direi che basta con gli esperimenti. Jacob, Bella sa controllarsi. Sì, non esageriamo però. Qual è il tuo problema? Oh, dai, diglielo, Jacob. Sarà divertente. Aspetta un momento. Bella. Senti, è roba da lupi. Cosa è roba da lupi? Sai che è una cosa che noi non controlliamo. Non possiamo scegliere con chi debba succedere e non significa quello che pensi, Bella, nel modo più assoluto. Portate via Renesme. Oh. Non mi toccare, Edward, non vorrei farti del male. No, senti. Hai avuto l'imprinting con mia figlia! Non è stata una mia scelta! È una bambina! Non è quello che pensi! Edward mi avrebbe lasciato vivere, secondo te? Ci sto riflettendo. L'ho presa in braccio una volta! Una volta sola, Jacob! E tu già pensi di poter vantare chissà quale stupida pretesa da lupo su di lei? Lei è mia! Va tutto bene, Lia. Sta lontano da Renesme. Lo sai che non posso farlo. Fermala, Edward. Ha detto che va bene. È fantastica, vero? Ricordi quanto 3 giorni fa desideravi che ti stessi vicino? Non è più così, vero? No, infatti. Perché lo voleva lei? Fin dal primo momento era Nessie che voleva avermi vicino. Nessie? Hai dato a mia figlia il soprannome del mostro di Loch Ness! Seth, stai bene? Scusami, Seth. Non è grave. Bella. Tu mi conosci bene. Meglio di chiunque altro. Quello che io voglio è che Ness... Renesme viva al sicuro e felice. Ascolta. Niente aveva senso in ciò che c'era prima. Tu, io, la nostra storia. E adesso capisco perché. Era questa la ragione. Finalmente. È il mio turno.